Infine, vediamo che cosa accadrebbe se, anziché considerare la settima armonica risonante, cioè la settima onda stazionaria tra gli altoparlanti, chiedessimo invece di studiare la sesta armonica risonante, n uguale 6. La distanza tra gli altoparlanti rimane sempre di 3 metri, la velocità del suono in aria 336 metri al secondo, ma adesso deve cambiare la lunghezza d'onda, perché mentre prima di lunghezze d'onda ce ne dovevano stare 7 dentro i 300, no 7, 7 mezzi, 7 mezzi dentro i 300 centimetri, adesso invece ce ne devono stare 6 mezze lunghezze d'onda, quindi non 7 mezze lunghezze d'onda, ma 6 mezze lunghezze d'onda. Questo vuol dire che la lunghezza d'onda deve essere un po' più lunga di prima. Come al solito, l'onda stazionaria, in questo caso la sesta armonica, o sesto modo risonante, o sesto modo normale, sono tutti sinonimi, come al solito si ottiene dall'interferenza dell'onda progressiva colorata in blu emessa dall'altoparlante A, che va a destra, interferenza con l'onda regressiva verde emessa da B verso sinistra. Di nuovo le quattro fotografie distanziate nel tempo di un quarto di periodo. Le due onde armoniche sono sovrapposte e danno interferenza costruttiva. Notiamo che i due altoparlanti emettono di nuovo in fase. Quindi, quando parte un fronte d'onda d'aria compressa dall'altoparlante A, lo stesso parte uno verso sinistra da B. Quindi parte una cresta, una zona d'aria compressa. Ricordiamo che, che le onde sonore in aria sono onde longitudinali, quindi qui c'è una compressione d'aria e qui pure. Le due onde sono perfettamente sovrapposte in questo istante e quindi abbiamo l'interferenza costruttiva. Un quarto di periodo dopo, le due onde si spostano di un quarto di lunghezza d'onda, come accadeva prima, vanno in interferenza distruttiva, perfetta controfase, e quindi la pressione torna, cioè diventa la pressione atmosferica in ogni punto. Quindi non ci sono più sovra e sottopressioni da nessuna parte. Un quarto di periodo ancora dopo, le due onde di nuovo si spostano, una a destra e una a sinistra, di un quarto di lunghezza d'onda, vanno di nuovo in interferenza costruttiva. Un quarto di periodo ancora dopo vanno in interferenza distruttiva. Quindi ci sono dei punti che, dove la pressione dell'aria non cambia mai, per esempio N0, N1, N2. In questi punti qua vediamo che la pressione dell'aria è sempre la pressione atmosferica, basta che guardiamo il valore della linea rossa. Qui è la pressione atmosferica, pressione atmosferica, pressione atmosferica, pressione atmosferica. Invece ci sono gli antinodi, come per esempio A1, dove la pressione varia, la pressione dell'aria va da un valore massimo, poi diventa quella normale atmosferica, poi un valore minimo e torna a quella atmosferica. Quindi c'è un'oscillazione in sovra e in sottopressione. Contiamo gli antinodi e vediamo che giustamente sono 6, perché questa è la sesta armonica risonante. Sono 6 perché... Anzi, nodi e antinodi ce ne sanno 7, di nodi ce ne sono 6. I nodi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vediamo anche che nei 300 cm ci sono 6 mezze lunghezze d'onda e sono queste, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Oppure si può vedere che in 300 cm ci sono 3 lambda, 6 mezzi è 3 lambda, ogni lambda allora è 100 cm. Come riportato qua, lambda è le terzi, è un terzo della distanza fra gli altoparlanti, 100 cm, ma allora bisogna che cambiamo la frequenza della nota, non sarà più 392 Hz come prima, ma sarà una frequenza diversa, sarà 336 Hz, un valore minore della nota di prima, e questo è logico perché se noi vogliamo che la lunghezza d'onda diventi più lunga di prima, da 85,7 a 100 cm la lunghezza d'onda, allora dobbiamo dare modo ai fronti d'onda emessi di allontanarsi di più uno dall'altro, cioè di separarsi di più. Per separarsi di più bisogna che noi li emettiamo con meno frequenza. Quindi ne emettiamo 336 al secondo anziché 392. In questo modo sono emessi più distanziati nel tempo e quindi si distanziano di più anche nello spazio. Un'ultima osservazione, un piccolo approfondimento. In questo esempio vediamo che i due altoparlanti emettono in fase due creste, quindi due fronti d'aria compressa. Se questo fosse invece un tubo di Kunth, anziché avere due altoparlanti, ne avessimo uno solo, e l'altro altoparlante sarebbe in realtà l'onda progressiva che si riflette indietro, allora la riflessione avverrebbe con l'onda rovesciata, cioè quando qui arriva una cresta, una zona d'aria compressa, in realtà riparte per riflessione all'indietro una zona d'aria rarefatta.
La situazione sarebbe simile a quello che avviene qua, cioè che arriva quest'onda di colore blu, arriva per esempio in ventre e si riflette in cresta. In questo modo si formano all'estremità dei nodi. Infatti vediamo che nell'esempio di prima c'erano dei nodi all'estremità, mentre invece nell'esempio di adesso all'estremità A e B abbiamo gli antinodi, dove è massima l'oscillazione della pressione dell'aria. Questo appunto nel tubo di Kunt non potrebbe avvenire, perché nel tubo di Kunt le zone dove il tubo è aperto, quindi il tubo di Kunt aperto a destra e a sinistra, lì la pressione dell'aria non varia, è sempre la pressione atmosferica. Dove le particelle d'aria si possono muovere liberamente, la pressione dell'aria rimane quella atmosferica. Questo lo vedremo nei video successivi quando studieremo il tubo di Kunt.